La 12ª stagione in nerazzurro di Ivan Córdoba comincia con Inter Udinese. Il difensore colombiano entra al 10° del secondo tempo e 12 minuti dopo guadagna un calcio d'angolo che porterà i nerazzurri a siglare la rete del 2-1 che chiude la partita. Da qui a raggiungere un traguardo storico manca poco. Il 22 settembre, infatti, in occasione di Roma-Inter, Ivan gioca la sua 300ª gara con la maglia nerazzurra. A ricordarglielo qualche giorno dopo ci pensa Roberto Scarpini nella prima serata di Inter Channel. Celebriamo le 300 partite, 301 ormai, in campionato. Un traguardo, arrivare al 3-0-0 importante. Gare ufficiali sono oltre 400, quindi siamo molto di più. L'obiettivo è arrivare a 500, visto che hai ancora qualche anno di contratto. Sì, speriamo di sì, ma sono poche se si pensano a tutte quelle che ha fatto Zanetti. Tu sei più giovane di lui, però, dai. Sono tante, ma in 10 anni credo che sono giuste. 10 ma 12 stagioni. Ben vissute, 10 sì, ma 12 sì. Stagioni. Ti è chiaro il concetto del 10? Sì, 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 lo so. È difficile, eh? Sono tante anche le vittorie, Roby. Cioè, hai una sala coppia a casa che comincia a essere. Non so se è la percezione che in un club come l'Inter ci sono pochi giocatori che possono dire di aver vinto tanto quanto hai vinto tu. In un club così, nella storia proprio di questa società. Sì, no, è bello perché si è arrivato a un momento difficile, ma dopo abbiamo avuto pazienza, continuato a lavorare bene e sono arrivate le soddisfazioni. Dopo il rotondo 4-0 di Champions contro il Werder Brema, Córdoba è in campo contro la Juventus e proprio nella partita contro i bianconeri avviene il primo infortunio che lo costringe ad uscire a fine primo tempo a non raggiungere i suoi compagni di nazionale qualche giorno più tardi. Alla fine del match è proprio il giocatore a spiegare quanto è successo in campo. No, niente, ho sentito una, come si dice, una finta dietro e poi il dottore mi ha valutato e mi ha detto che così era difficile continuare, quindi domani faremo l'esame per vedere che cos'è. Questo è accaduto quando hai fatto quel grande recupero che poi hai avuto l'applauso di tutto lo stadio in quell'azione, sì, che hai fatto quella a lungo? Sì, lì su quell'azione prima di buttarmi a prendere la palla. Da qui comincia la riabilitazione. Dopo 10 giorni il difensore ricomincia ad allenarsi con il gruppo e il 20 ottobre Benitez lo fa rientrare in campo a 10 minuti dalla fine di Inter Tottenham. Per vederlo giocare dal primo minuto però bisogna attendere Lecce-Inter del 10 novembre. Allo stadio Via del Mare, mentre Diego Milito festeggia il suo gol con dedica, mostrando la maglia dell'infortunato Walter Samuel, Córdoba torna a giocare per 90 minuti. Stai vivendo, Ramiro, non dico una seconda giovinezza perché sono stato offendi, perché non è che sei mai diventato anziano, però è una nuova fase della tua carriera in cui hai ricominciato a giocare tutte le partite da titolare, te lo meriti, stai fornendo delle grandi prestazioni. Come ti senti in questo nuovo ruolo? Perché l'anno scorso avevi giocato un po' meno. No, bene, bene, bene. Credo che importanti questi momenti così, quando magari non riesci a giocare tanto e essere pronto, allenarti bene per quando ti tocca. Adesso credo che quando cominci a giocare un po' di più, cosa più importante è recuperare bene, perché sono pochi giorni quelli che passano dopo per affrontare la prossima partita. Il 2010 si chiude con un bilancio positivo e con la conquista del Mondiale per club, mentre il nuovo anno comincia in campo con l'allenamento del 2 gennaio. Il difensore colombiano approfitta di quell'occasione per ringraziare i tifosi e viaggiare indietro negli anni, ricordando il suo esordio allo stadio Meazza di 11 anni prima, il 6 gennaio 2000, contro il Perugia. Anzitutto buon anno, bentornato. Buon anno, grazie, buon anno a tutti. Com'è andato il primo allenamento dell'anno? Raccontaci un po'. Bene, ci siamo divertiti un po', abbiamo fatto un po' di partitine, abbiamo fatto un riscaldamento buono dopo la pausa e credo che la squadra piano piano sta cominciando a tenere la forma per affrontare questa partita importante il 6. 6 gennaio, a proposito di tempo, è una data importante per te, è l'11° compleanno da interista, 11 anni sono tanti. Sì, sì, però vissuti bene e credo che 11 anni dove tanti momenti speciali
che rimarranno per sempre nella mia memoria e me li tengo stretti. Sono molto orgoglioso di avere questa possibilità di continuare a giocare per questa squadra e cercherò di farlo fino in fondo finché potrò farlo con tutto il cuore. La seconda parte di stagione è contraddistinta dalla voglia di giocare, ma anche dalle cure e la riabilitazione seguita all'intervento al ginocchio sinistro effettuato nel mese di aprile, dopo l'ultima partita giocata contro lo Schalke 04. Il vice capitano nerazzurro rimane vicino alla squadra e con i compagni alza al cielo il suo 15° trofeo da interista. L'impegno però non finisce con la conquista della Coppa Italia e la chiusura del campionato. Per Ivan infatti comincia un'estate di lavoro per ritrovare la forma che gli ha permesso di ottenere i tanti successi della sua carriera con la maglia nero-azzurra. Avrò un programma specifico per fare in un mese, più o meno. Sarà un lavoro che seguirò da lunedì a venerdì, riposando fine settimana. E così le 4 settimane che sarò via. E dopo torno qua e ricomincerò a fare prima una valutazione con il dottore, qualche esame in risonanza, non lo so, per vedere come il ginocchio. E da lì cominciare un processo che mi porti a essere con la squadra, no? Sacrificio, serietà, cuore e passione, se preferite, Javier Zanetti. Dal 1995 ad oggi ha collezionato 539 presenze in campionato con la maglia dell'Inter, una media di 33 gettoni all'anno, numeri incredibili, cifre disumane. In quest'ultimo anno registra, oltre alle presenze record, anche 2 gol di caratura internazionale, il primo il 20 ottobre in Champions League contro il Tottenham a San Siro. Ti ricordi quando hai segnato l'ultimo gol in Champions League? Stasera. Perfetto, la risposta è brava. C'era il trabocchetto, mi ha fregato, stavolta mi ha fregato. Te lo ricordi? Io certo. Dove? A Graz. A Graz, hai ragione. Anche perché non è che ne hai fatti tanti, ne hai fatto uno. Cioè non è che c'era molto da scegliere. Sai quanti anni sono passati? Tanti. 12. Però... Aspetta un po', insomma, però. Aspetta, ogni 12 anni. La media è buona. La media è buona. Senti, un'azione molto bella, perché bravo Coutinho a impostare, a portarsi via gli uomini, a crearti lo spazio dietro, e tu che nella tua posizione non è che hai molto quel compito di dover entrare, hai visto la situazione e hai detto io vado e poi con vediamo il piatto arriva. Vediamo se arriva, e poi e tu ti hai messo un pallone d'oro con il piatto, l'hai piazzata. Sì. Gol bellissimo. Bel gol, bravo Samuel a darmi questa palla che mi ha lasciato da solo di fronte al portiere, e mi sono travestito di Milito. Io ho fatto gol. Il secondo arriva invece nella semifinale del mondiale per club contro i coreani del Seongnam. Un gol celebrato con i compagni e con un bacio a Paola in Mondo Visione. Ho sentito delle dichiarazioni del capitano che diceva: se segno torno a piedi a Milano. Secondo me un giretto già questa sera dallo stadio all'hotel può andar bene. Lui poi è un uomo che mantiene la parola, il capitano. Non so se era riferito in qualche altra occasione, però dati alla mano, ha segnato. Com'è? Le vacanze di Natale sono lunghe. Si segno capitano. In finale. Ah, in finale. Ah, okay. Però fermo, segno in finale. No, c'è la precisazione. Riesco a segnare che si porti la Coppa a Milano. Il gol in semifinale vale almeno mezzo viaggio? No. Fino all'hotel, Robby. perché il gol finale è tutto il viaggio. Fino all'hotel a piedi. Dai. Fino all'hotel a piedi. Di corsa, così facciamo il defaticante. Come il defaticante. Allora, senti, intanto un gol bellissimo, una grande azione che vai a cercare con quel taglio in diagonale, metti la profondità per Diego e poi lui che è riuscito a fare quel colpo di tacco incredibile. Sì, è stato bravissimo Diego. Intanto vediamolo, rivediamolo ancora una volta. Mi ha dato una gran palla e mi ha permesso di trovarmi davanti al portiere e poter finire questa giocata in gol. Ti aspettavi di segnare addirittura, pronti via. Hai fatto 2 gol in 40 giorni. Sì, sì, sì. Abbiamo scoperto che hai fatto meglio, perché ci siamo informati. Vediamo se ti ricordi quando. Sì, nel 96. Nel 96 ho fatto come, credo, 5-6 gol. Ero capocannoniere della squadra. Erano altri tempi, tempi duri. Però credo che soprattutto molto felice, molto contento
per la squadra, per il gruppo, meritavamo una vittoria così. E l'ho detto sempre, io difendo sempre questo gruppo perché so che di che cosa è fatta e soprattutto ho sempre detto che quando siamo al completo siamo una squadra molto forte. Dalla semifinale alla finale il passo è breve, i nerazzurri affrontano gli africani del Mazembe. Anche in quell'occasione il capitano ricoprirà più ruoli nel corso del match, risultando sempre comunque uno dei migliori in campo, in una parola, un mostro. Campione del mondo, meritato, perché credo che ho pensato prima alla partita che questo percorso è iniziato con la prima Coppa Italia di Mancini, e 6 anni fa. In questi 6 anni credo che mancava questo trofeo, e credo che ancora non ci rendiamo, parlavo con Diego prima, ancora non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, sinceramente per noi è molto importante. Campione del mondo, qua c'è già una magliettina fatta apposta, guardate che bella. Riusciamo a farla vedere? Non l'abbiamo ancora meglio, fatta Robby. Vedere, sta suonando Waka Waka. Sì, sì, sì. Vedere che questa andrà a no, è il suo cellulare Waka Waka. Col biscione che fa il giro del mondo. Sì, sì. Dediche? Dediche a Pau, a Sol, a Ignazio, a tutta la tifoseria interista che aspettava questo momento, al nostro presidente, alla famiglia Moratti. A tutti perché credo che questo successo è molto meritato, soprattutto per come è arrivato, e credo che siamo nella storia. Se mi metto a pensare, nessuna società, nessuna squadra nel calcio italiano ha fatto come noi, e credo che questo bisogna sottolineare, soprattutto quando ci arrivano le critiche che magari delle volte sono un po' esagerate. Un'altra serata da ricordare l'11 maggio 2011. Javier Zanetti gioca la sua 1000ª partita in carriera in occasione della gara di Team Cup contro la Roma a San Siro. Il capitano entra a far parte dell'Olimpo dei 1000. Partiamo dal dettaglio della maglia, ne abbiamo parlato prima, non penso che sia stata inquadrata durante la partita, allora ve la facciamo vedere perché è una maglia unica con questo ricamo particolare, l'Olimpo dei 1000, Inter Roma, la data, JZ, Javier Zanetti, è una maglia questa veramente speciale per una carriera speciale in cui c'è stata una partita speciale perché conquisti l'ennesima finale. Tutto in rima, fatto. Non so se hai notato, anche Pazzini applaude. Sì, sì, partita speciale, partita difficile contro un'avversaria che conosciamo molto bene, però credo che noi ci tenevamo tantissimo ad arrivare a questa finale di Coppa Italia. Lo abbiamo fatto, credo che meritatamente, perché nelle due partite siamo stati migliore della Roma. Non è stato un anno facile per la squadra, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, l'ultimo in occasione della sconfitta pesante contro lo Schalke a San Siro. Il capitano ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi durante l'appuntamento con le chat in prima serata su Inter Channel. Siamo tutti amareggiati e tristi per queste due sconfitte, però dai, questa squadra da 6 anni che, no l'ultimo anno, da 6 anni che vince, credo che stavano aspettando il momento. Certo. Nella prima difficoltà per tirare fuori dal... Però vabbè, ormai sappiamo come funziona e per felicità nostra siamo stati sempre al di là di queste cose. Io mi preoccuperei se parlassero sempre bene, lì sarei preoccupato. Chiude la sua 13ª stagione in nerazzurro sollevando al cielo il suo 16° trofeo. Emozionato, commenta con noi l'ennesimo successo. Sono emozionatissimo per tutta questa gente. Meritavamo di finire la stagione in questa maniera e credo che l'abbiamo fatto contro un grande Palermo. Tu ci sei stato a tutte queste vittorie, parlo quelle delle Ramoratti. All'inizio quando sei arrivato all'Inter dicevano che la Coppa Italia era una competizione quasi minore. Siete stati anche voi, io dicevamo nel prepartita, ad aver nobilitato questa competizione. Quest'oggi la dimostrazione che questo lavoro è servito è che c'era lo stadio pieno e c'era un clima da grandissima finale. La dimostrazione che ci teniamo a tutte le competizioni. Questo è il terzo trofeo stagionale che calziamo, quando tutti quasi dicevano che l'Inter non aveva più voglia di vincere, lo abbiamo dimostrato questa sera e continueremo a vincere. Sicuramente il prossimo anno saremo una squadra ancora più forte e lotteremo su tutti i fronti. Lui, sempre presente, sempre a testa alta, orgoglioso di quella maglia che ormai è diventata una seconda pelle.